episodio grottesco per circa 12 pendolari che sono rimasti a terra alla stazione di Eboli, con il treno che è partito senza aprire le porte diretto verso Salerno. Un disservizio fantozziano raccontato dall'ingegnere Antonio Mammato. Praticamente io con la mia compagna Tai volevamo andare a Salerno a visitare Salerno, a portarle a visitare Salerno, e quindi decidemmo di prendere il treno. Ci dirigemmo alla stazione, facemmo regolarmente i biglietti, obliterammo e stavamo lì in attesa insieme ad altre 10 persone, eravamo in totale 12 persone mi sembra, diretti tutti a Salerno. E stavamo sotto il treno, perché il treno parte dalla stazione di Eboli, stavamo sotto il treno in attesa che aprisse le porte, perché le porte erano tutte chiuse, sbarrate. Il capotreno non si vedeva, non era sceso nessuno e quindi stavamo lì. Poi ci fu il primo annuncio, è in partenza il treno per Salerno sul terzo binario, il regionale, e le porte non si aprirono e non si vedeva il capotreno. E noi dice, come mai? Nonostante pigiassimo sui bottoni per entrare, per fare aprire le porte non si aprivano. Secondo annuncio, alle 9:10 punto il treno parte e ci lascia tutti a terra praticamente. E quindi noi come incazzati, incavolati a imprecare contro le ferrovie, contro questa schifezza, questa disservizio. Poi con un altro regionale siete riusciti ad arrivare a Battipaglia a protestare, giusto? Sì. L'altro regionale, mi sembra proprio alle 9:31, proveniente da Buccino, che fermava diretta a capolinea a Battipaglia, per fortuna, arrivammo a Battipaglia, alla stazione. Prima andammo alla biglietteria, dal bigliettaio, a raccontare il fatto, e questi dicono, no, io sono solo qua, non posso fare niente, e poi rivolgetevi al sito e fate reclamo, vi consiglio, perché qua non c'è nessuno, è inutile che andate in giro, non c'è nessuno. Poi riuscimmo invece a sapere che c'era pure un ufficio del dirigente, quindi andammo dal dirigente a fare insomma le nostre dimostranze, a dire, ma insomma è successo questo, ma mi pare una cosa, come si è potuto succedere? Ma no, ma tu dici, io non lo so, ma noi non possiamo farci niente. E dico, ah no, ora dobbiamo andare a Salerno, treno non ce ne sono più regionali per Salerno, come facciamo? Dice, no, mo l'Intercity, ci sta un Intercity, mi pare alle 10:31, proveniente da Reggio Calabria, e quindi ci fece prendere poi l'Intercity, dice senza pagare il supplemento. Perché ingegnere, adesso però avete fatto un esposto, un reclamo tutti insieme, allora, su internet. No, io sto tentando di fare l'esposto, io come vado sul sito della Fede dello Stato, ufficio reclami, c'è un foglio, Antonio, metti il mio nome, Antonio Mammato, no, a un certo punto non mi fa andare più avanti. Io l'ho definita un'avventura fantozziana, perché sono fantozzi che corre dietro il treno che parte e le porte non si aprono, è una cosa assurda.